questo sia vero, ma comunque limitato. Allora io volevo fare un intervento di saluto e di riconoscenza a quanti in questa sera sono qui presenti per assemblare una partecipazione attiva di un processo democratico come si è andato a formare la questa regione Campania, per poi lasciare le osservazioni afferenti agli aspetti delle politiche sociali che noi farassamo ai relatori per quanto riguarda il merito tecnico della legge e finalmente al governatore per le conclusioni da trarre. Del nostro punto. Mi pare che gli aspetti più rilevanti della legge sono da scriversi nella possibilità che questa legge offre ad una relazione fitta, una rete fitta di relazione che intrecciano varie competenze, quelle più strettamente mediche, con quelle sociologiche, con quelle della vita vissuta delle famiglie, con il volontariato, con quanti lavorano in un settore particolarmente delicato e complesso della nostra società. Devo dire che il Comune di Salerno non credo sia secondo a nessuno per quanto riguarda l'attenzione che il Comune ha sempre dato alle problematiche delle politiche sociali, a far conto dalle iniziative volute fortemente da Renzo De Luca nel corso dei suoi sindacati e alla forza propulsiva che qui ha voluto dare a un settore che tuttora regge in termini di qualità e di capacità di offerta di servizi. Proprio questa mattina con Rino Sarastano sono stati all'abbraccio onus per inaugurare una ludoteca che consente l'integrazione dei bambini portatori della sfera autistica con i bambini del quartiere, con altri bambini. Io ho avuto la sorpresa di trovare gente particolarmente motivata, ringrazio la sala per tutti, gente particolarmente motivata che ha svolto una funzione concreta e reale nelle problematiche delle dinamiche sociali della nostra società, che sapete sono seguite attentamente dall'assessorato. Un gruppo di studenti della FAO Primo che hanno fatto lì la formazione scuola lavoro, a dunque delle cose che sono state dette sulla formazione scuola lavoro, dice di fatto un cimento autentico di giovani e giovanissimi che si sono offerti e si sono proposti in uno stage di formazione. Io vi ringrazio con grande amicizia e grande affetto, così come ringrazio i docenti che hanno potuto permettere tutto questo. Si è presentata una nuova associazione che si propone come altro tassello importante della nostra vicenda delle politiche sociali e credo che questo sia un tasso di buona salute assolutamente indiscutibile. Il mio ringraziamento naturalmente va tutti i volontari, come dire del terzo settore, ai giovani della promozione scuola lavoro, veramente è una bella immagine democratica che si sostanzia in un centro ben gestito e gestito con un estente eventuale e atti concreti. Rino Sarastano, io lo chiamo continuamente come assessore militante, rappresenta un modo di essere un assessore presente sulle problematiche, presente sul territorio, al di là degli aspetti di rito e di forma, è un assessore concreto che si spende interamente per queste iniziative, queste ed altre. E a questo naturalmente credo che vada riconosciuto interamente. Bene, dicevo, Enzo De Luca nel corso è chiuso, nel corso dei suoi anni di sindacatura, ha fatto in modo che alle politiche sociali non fossero resinate poste in bilancio, anche in presenza di tagli orizzontali, verticali, tutte queste terminologie abbastanza astruse per dire che ci tolgono i soldi in buona sostanza, noi non abbiamo spostato un euro dalle nostre poste di bilancio rispetto alle politiche sociali. Credo che questo sia tangibile, sia un atto che va oltre agli aspetti, diciamo, certamente tecnici, ma politico, che rappresenta una volontà di una città che vuole essere accogliente, una città che vuole essere solidale, una città che tenta di scacciare quanti fanno dell'azione politica qualche cosa che non si dica una carta straccia. Io ringrazio
quando interverranno questa sera. Ringrazio per tutti Enzo De Luca, che vorrà concludere i nostri lavori. Grazie a tutti. Per le persone affette dall'autismo e per le famiglie, quindi nel dettaglio sentiamo quali sono i servizi attualmente messi in campo dal Comune di Salerno dall'assessore Salastano. A lei. Salve, buonasera a tutti, vi voglio associare subito ai saluti del sindaco. Volevo salutare le istituzioni presenti qui, le responsabili, i riferimenti dell'associazione delle famiglie che saranno relatore di questo importante appuntamento di questa sera. Alla luce della nuova legge regionale, ognuno di noi, soprattutto le persone che qui rappresentano le istituzioni, insieme alle famiglie, è chiamato insomma ad a svolgere un ruolo importante per rappresentare la globale della persona affetta dall'autismo. E volevo ringraziare il presidente De Luca perché ha voluto fortemente l'attuazione di questa legge. Lo faccio anche a nome delle tante famiglie di bambini di Salerno che mi seguiranno da anni e dove riusciamo a ottenere ancora adesso un rapporto di grande stima, ma soprattutto di reciproca comprensione rispetto ai problemi che abbiamo vissuto fino all'approvazione della legge. Ed è nota a tutti quanti noi quanto è grande la sensibilità del nostro Presidente, soprattutto dell'attenzione che sempre ha avuto sui problemi legati ai problemi della salute delle persone, in particolar modo delle persone di una fascia di cittadini che sono quella più vulnerabile, insomma, che sono tutti i bambini. Ed era doveroso venire qui oggi a rappresentare questa legge che è sicuramente un'eccellenza che è stata fatta non solo nella Campania, ma credo in tutto il paese. Penso che ci sono poche leggi sull'autismo che sono state approvate così, con una velocità e con un lavoro fatto soprattutto da una sinergia messa in campo non solo dalle persone esperte, ma con il coinvolgimento importante delle famiglie che hanno segnalato quali erano le difficoltà che hanno vissuto nel quotidiano, che vivevano nel quotidiano. Quindi una legge importante va il riconoscimento soprattutto al nostro Presidente. Io credo che questa sia una legge che, come dicevo prima, parte dal basso, la definisco così, parte dal basso perché nasce dall'ascolto delle persone. E solo così si poteva costruire una cosa del genere, ma promuove soprattutto il miglioramento della vita delle persone affette dal disturbo dello spettro autistico, tutela la dignità, ma soprattutto dà le garanzie e il diritto alla salute sulla prestazione sociosanitaria. È una legge ambiziosa, credo che sarà possibile realizzarla solo se ci sarà il coinvolgimento di tutti gli attori preposti e previsti all'interno della legge. Le istituzioni locali, sicuramente la sanità, le famiglie, il mondo della scuola e soprattutto le associazioni che da anni hanno lavorato veramente investendo molto su questa tematica, che sicuramente devono essere incluse e non lasciate fuori da un processo che veramente è importante e chiama l'attenzione di tutti per poter riuscire ad ottenere l'obiettivo. Io credo una cosa, che ci sono due o tre passaggi importanti di questa legge. In primo luogo io credo che ci sia la realizzazione del centro unico per la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. E qui sono chiamate le ASL e gli istituti sanitari in tempi brevi a distribuirli sul territorio. Questo serve per la presa in carica globale della persona affetta da questa patologia. E un altro aspetto importante sono poi le equipe multidisciplinari, insomma, che sono le cose che dicevo prima, che sono chiamati a mettere insieme i programmi proprio per dare un'assistenza globale alle persone e alle famiglie. Ma poi, d'altronde, questa è una legge che mette insieme alcune cose, alcuni aspetti che sono stati già richiamati, insomma, nel passato. I piani individuali, per esempio, era qualcosa di importante che era già previsto all'interno dell'approvazione della legge di riforma che la 38, l'articolo 14 parla chiaro. Chiama i comuni laddove sono sollecitati dalla persona affetta da una disabilità, anche in questo caso dalla sindrome dall'autismo, di iniziare ad interagire con le ASL per poter pianificare al meglio gli interventi
che devono provocare la cosa importante, intanto il diritto alla salute e alla cura, ma soprattutto l'aspetto determinante è quello di creare possibilmente il benessere per la persona che vive questa patologia e l'accompagnamento soprattutto delle famiglie. Noi in questi anni abbiamo lavorato qui a Salerno veramente con grandi difficoltà, abbiamo dato ascolto con i servizi territoriali del Comune di Salerno, nei nostri incontri che facevamo abbiamo dato ascolto alle famiglie che venivano da noi a sottoporci alcune distrazioni che c'erano, che erano chiamate proprio dalla mancanza di una cabina di regia, dove il più delle volte ognuno cercava di mettere delle cose che poteva fare. E vedo anche lì Eva, insomma, la vostra, che per il mondo della scuola ha lavorato fortemente cercando dal bilancio comunale di investire su quelle poche risorse che riuscivano a mettere in campo. Abbiamo lavorato così proprio perché ci abbiamo avvertito la mancanza di uno strumento normativo che ci dava la possibilità e ci darà adesso la possibilità di poter governare al meglio questo processo. E poi un'altra cosa importante che dico rispetto a questa legge è la tempistica. E questa è un'assunzione veramente di grande responsabilità da parte della Regione Campania, che inizia a dettare i tempi e chiama le istituzioni sul territorio a svolgere quello che è previsto all'interno della legge. La tempistica che prevede l'assunzione della presa in carica della persona nei 90 giorni dell'emanazione della legge. Questo serve soprattutto a garantire l'assistenza e le prestazioni sociosanitarie e sanitarie, ma serve soprattutto ad abbattere quello stato che le famiglie ci hanno sempre chiesto, che sono, come dire, l'inclusione e la possibilità di essere accolto per le terapie. Quindi è una cosa importante, un procedimento fondamentale che è previsto all'interno della legge. Altra cosa importante della legge, io credo che è sicuramente quello di eliminare finalmente, insomma, le liste d'attesa. Le liste d'attesa sono le cose che chiedono fortemente i genitori e la presa in carico globale, quando si parla di questo, deve servire da quando viene diagnosticata, da quando viene la patologia, fino al percorso dell'età adulta, perché sicuramente non si ferma alla diagnosi o alla prestazione sociosanitaria di quel momento. Si tratta veramente di una presa in carico globale, insomma, della persona. Io credo che queste sono le cose, gli aspetti più importanti di questa legge, e quindi veramente una sessione di grande responsabilità. Ora tutti quanti noi dobbiamo avere dai comuni, come dicevo prima, i distretti sanitari, le ASL, le famiglie, il mondo della scuola che devono essere formati, un altro punto importante della legge, la formazione costante e continua soprattutto dei genitori, che sono il più delle volte sono stati i primi terapisti dei bambini autistici, ma devono essere accompagnati in questo percorso, così come devono essere fermati i pediatri, un altro aspetto importante, il mondo della scuola. Io credo che veramente questa è una legge straordinaria, è chiaramente un primo passo, tutto può essere perfezionato nel percorso e nell'andamento delle attività che si vanno a svolgere, ma volevo un po' raccontare quello che è stato poi l'attività che noi abbiamo fatto come Comune di Salerno. Vincenzo Napoli raccontava quella che è stata la presenza forte del piano sociale di zona Salerno, che è nato, insomma, con la prima amministrazione di Vincenzo De Luca, dove niente è stato lasciato a caso. Io ricordo la prima attività che abbiamo messo in campo, proprio a fianco, una presentazione, una sottoscrizione di un protocollo d'intesa con l'ospedale Bambino Gesù di Roma. È stata una cosa straordinaria perché abbiamo dato la possibilità, molti bambini dovevano andare fuori dalla città per ottenere le terapie, noi abbiamo dato la possibilità ai ragazzi di Salerno, non solo, poi lo dirò, abbiamo dato la possibilità di essere curati qui a Salerno. Abbiamo affidato dopo la convenzione, dopo il protocollo d'intesa, all'associazione La Breccia nel Muro, che sta lavorando sul territorio e sta ottenendo degli ottimi risultati. Ma soprattutto abbiamo fatto una cosa straordinaria, insomma, io penso che era immaginabile, insomma, non prevedere che una città attenta su quella che era l'attività, il motore, insomma, dei servizi alla persona, non prevedere un'eccellenza del genere nella nostra città. È un'eccellenza che è diventata riferimento non solo per i cittadini della Campania. Guardate, ci sono 64 persone, ragazzi, che l'anno scorso hanno avuto la possibilità di cura all'interno di quella struttura. In più della metà vengono da fuori la regione Campania. Vengono qui e vengono curati attraverso le metodologie dell'area, che vi
quanti voi conoscete. E come servizi sociali andiamo da, perché sappiamo bene, insomma, che ovviamente la PEGI costano una spesa. Abbiamo dato la possibilità a 7 ragazzi segnalati dal servizio sociale di essere accolti all'interno della struttura a costo zero e stanno facendo sicuramente le terapie e stanno ottenendo degli ottimi risultati. Un'altra cosa importante abbiamo fatto. Qualche anno fa abbiamo ricevuto un gruppo di famiglie, di genitori che venivano a chiederci di avere la possibilità di utilizzare le piscine per dare la, come dire, un altro servizio che era la terapia multisistemica in acqua. Credo che i genitori conoscono bene questa terapia che si sta facendo ormai in tutta Italia. Erano genitori che venivano cacciati dalle piscine private. Noi abbiamo dato loro la possibilità 3 anni fa di venire all'interno della piscina comunale gestita da Salerno Solidale. E questa terapia multisistemica in acqua sta dando veramente dei risultati importanti, perché mediante questa metodologia è basata soprattutto sulla stimolatore sensoriale e il risultato importante che sta dando è quello che sviluppa la capacità di aggregazione e di socializzazione di questi ragazzi. Abbiamo fatto un altro passo avanti anche su questo, ma ripeto, erano interventi che venivano su quello che erano le possibilità che il comune poteva fare. E poi ancora, noi dal 2011 a Salerno abbiamo accompagnato, grazie a un'iniziativa proposta da una cooperativa sociale che è la cooperativa Giovanente, il congresso internazionale sugli autismi. Tra pochi giorni, a fine mese, ci sarà la 4ª edizione, se non sbaglio, dal 2011, quindi la 4ª edizione. Ci saranno 30 relatori provenienti da tutti i paesi, da buoni paesi, insomma, rappresentanti i paesi non italiani. Saranno qui, sono seminari che si confronteranno sulle nuove metodologie e su quello che deve essere applicato, e ci sarà anche un dibattito dove saranno aperte anche a quelle che sono le esigenze delle famiglie e i confronti. Io penso che questa è una cosa importante che continueremo a fare, e non voglio parlare dei processi previsti all'interno del piano sociale di zona, che prevedono soprattutto l'accompagnamento alle famiglie attraverso l'educativa domiciliare. Qualcuno può dire che gli educatori devono essere formati. Io sono il primo a dire, ma in questo scenario che ci sta, e con questa responsabilità che deve avere soprattutto l'ASL e il Dipartimento di Salute Mentale, noi dobbiamo partire da un'affermazione forte che passa da chi è capace di fare formazione. Perché non è possibile pensare che una persona che sta all'interno di una famiglia che dà una mano non ha delle specifiche caratteristiche professionali per poter accompagnare un percorso di vita. Quindi queste sono cose importanti che sono previste all'interno della legge. Bene, io dico una cosa, i piani di zona adesso hanno la possibilità di continuare a lavorare in un modo sinergico, hanno la possibilità di poter pianificare veramente anche le risorse che sono previste all'interno dei piani sociali di zona, ma credo che la cosa più importante è questa. Io veramente, Presidente, penso che questa è una legge di civiltà, è una legge importante e per questo motivo io credo che dobbiamo veramente dare merito per quello che sta facendo per la salute e la sanità della Regione Campania. Grazie. Quindi la legge regionale, come sentiamo già da questo periodo di interventi, cerca di mettere soprattutto insieme tutti gli attori per garantire quello che chiedevano anche negli anni le famiglie, un progetto di vita per i ragazzi con affetti da autismo. Quindi questo cerca di fare la nuova legge regionale che scopriamo adesso nel dettaglio grazie al consigliere regionale Franco Picaroli, presidente della Commissione Bilancio, anche perché notevoli risorse economiche la Regione Campania ha investito proprio per affrontare questi servizi e quindi per garantire tutti i percorsi assistenziali. Buonasera a tutti. Io penso che sia stato fatto un grandissimo lavoro dalla Commissione regionale, ma preliminarmente voglio dire una cosa. Noi abbiamo fatto una cosa in linea con il primo atto che ci ha visti presenti sulle leggi del Consiglio regionale, è stata la prima finanziaria, quando il Presidente ha voluto onorare un impegno di campagna elettorale potenziando il Fondo per la Disabilità.
La legge è venuta dopo ed è stata quasi la naturale conseguenza, ovviamente frutto di una fase di ascolto molto ampia che ha visto esperti, ma soprattutto al centro le famiglie. E quindi è una legge che conferisce alle famiglie e alle associazioni delle famiglie un ruolo fondamentale, affidando a un sistema normativo di organizzazione alle altre il compito di organizzare gli interventi. Voglio dare alcuni dati statistici che conoscete tutti, credo, qui. In Italia abbiamo circa 100.000 casi di autismo. Sono stimati statisticamente 37% nella scuola primaria, 28% nella scuola secondaria di primo grado, 25% nella scuola secondaria di secondo grado e 10% nella scuola infanzia. Quindi gran parte delle 150.000 disabilità intellettive sono rappresentate dai disturbi dello spettro autistico. L'autismo è un disturbo schiavico che comporta gravi problemi alle capacità comunicative e alle capacità di entrare in relazione con le persone e adattarsi all'ambiente. Gli articoli 60 e 25 del DPCM di quest'anno, nel gennaio 2017, definiscono i nuovi LEA. In applicazione poi della legge 134 del 2015, inseriscono a pieno titolo l'autismo. Questa è la novità e questo è il principio ispiratore che ha informato la nostra legge. Questa legge e questo DPCM, dunque, sono richiamati nell'articolo 1 nelle finalità generali della legge regionale. Non si guarisce, ma si può uscire dal buio e dall'isolamento. La legge regionale numero 26 del 28 settembre prova a dare una risposta adeguata alle esigenze di piena applicazione dell'EA e delle linee guida. Voglio sottolineare che l'approccio è stato questo, come ho detto, da parte dell'amministrazione De Luca, e il Presidente ha voluto anche questa legge che è in linea con queste premesse. È un grande atto di coraggio, perché la sanità in Campania è ancora in pieno di piedi, è commissariata, eppure ci siamo misurati con uno sforzo per garantire nell'ordinarietà una legge di assistenza per allinearci agli standard nazionali. Essa testimonia di una sanità non legata alla sola assistenza ospedaliera, ristretta alle patologie rare, più gravi, acute e di elevata complessità, ovvero nei casi di strutture residenziali e semi residenziali a casi specifici di gravi e complesse patologie. Le prestazioni e gli interventi affidati alla rete integrata dei servizi sono finanziati dal sistema sanitario regionale, quindi, e da altre risorse regionali per le tematiche connesse. Il tema della copertura, guardate, è importante. L'attuazione della legge, affidata alle ASL e alle strutture sanitarie regionali, avverrà nel contesto del piano di rientro, come vi ho detto, e imporrà un'ottimale combinazione delle risorse disponibili con l'efficacia degli interventi per garantire una presa in carico globale, così come disegnata dalla legge. Non si tratta di affidare semplicemente un percorso terapeutico, magari a una presa in carico globale, che la legge dell'autismo specificamente affida alle famiglie, al caregiver, non soltanto alla persona affetta da disturbi dello spettro autistico. Ci sarà forse di converso per questo motivo da tagliare qualche spesa superflua, ma ne passa la pena. Quindi di fondamentale importanza, guardate, è il tema della prevenzione e della diagnosi precoce e della corretta impostazione dei piani terapeutici in età evolutiva. Questo potrà consentire nel medio periodo un risparmio anche della spesa sanitaria connessa alla continuità dell'assistenza in età adulta. Cioè, c'è una continuità assistenziale disegnata dalla legge tra l'età evolutiva e l'età adulta, e da questo punto di vista una corretta impostazione, un'efficace impostazione nella fase iniziale può fare alla lunga anche risparmiare delle spese, che non è un obiettivo fondamentale, l'obiettivo resta un obiettivo di civiltà. Secondo me il Consiglio regionale, con la sfida del Presidente e dei suoi uffici, ha fatto un ottimo lavoro riunendo tre proposte di legge e assegnando alle ASL un quadro di regole per l'organizzazione dei servizi e soprattutto con tantissime audizioni, come ha detto prima, di associazioni. Veniamo alla struttura della legge, io dirò poche cose da questo punto di vista,
pienezza, però voglio dare un'idea sostanziale. La rubrica della legge recita: organizzazione dei servizi a favore delle persone in età evolutiva con disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche e delle persone con disturbi dello spettro autistico. Quindi è un raggio ampio. Essa si compone di 3 titoli e 23 articoli. La ripartizione fondamentale avviene nei primi 2 titoli, dove le disposizioni fino all'articolo 11 riguardano le disposizioni di carattere generale su tutti e 3 questi temi di cui si occupa la legge, e dall'articolo 12 all'articolo 18 si occupa specificamente dei temi che riguardano l'autismo. Per titolo primo e della legge in generale mi piace sottolineare però alcuni aspetti che tra poi al ruolo delle famiglie. L'organizzazione unitaria è un principio ispiratore della legge. Da chi è garantita l'organizzazione unitaria? Da alcuni ASA, quindi da questo centro unitario per la neuropsichiatria delle infanzie, dell'adolescenza e dello spettro autistico. Sapete che questi centri unitari coordinano tutti i numeri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, che svolge questa UNIASA, ma all'interno delle ASA, funzioni strategiche di organizzazione omogenea dei servizi distrettuali territoriali, per garantire il coordinamento dei nuclei di neuropsichiatria infantile, l'uniformità dei servizi di accesso, la presa in carico e la dimissione, nonché la definizione del fabbisogno aziendale, dei piani attuativi aziendali, in coordinamento con il centro per l'autismo. Quindi CUNIASA e il centro per l'autismo definiscono i piani del fabbisogno aziendale secondo principi ispirati appunto all'economicità, all'adeguatezza, all'integrazione, i principi che devono ispirare appunto questi piani attuativi. È garantita dalla commissione tecnico-scientifica. Noi nella legge abbiamo previsto alcuni organismi che servono per sovraintendere, per far funzionare meglio la legge. La commissione tecnico-scientifica è prevista dall'articolo 3, è un organismo che fa parte del sistema sanitario regionale, ne fanno parte i responsabili dei centri all'interno delle ASL, dei CUNIASA, 3 esperti di rilievo internazionale e nazionale, ed è costituito presso la struttura direzionale. Come garantiscono l'unitarietà e l'omogeneità CUNIASA e Commissione? Attraverso la predisposizione e l'aggiornamento delle linee guida e attraverso il supporto di percorsi per prevenzione, diagnosi, trattamento e presa in carico delle persone, nel rispetto delle guida nazionali, delle linee guida nazionali e internazionali. Infine, la Regione stessa con la Giunta regionale e con gli enti del Servizio Sanitario della Giunta regionale, in collaborazione con le autonomie, il terzo settore e le altre istituzioni, a garantire uniformità e omogeneità di intervento. Questo significa che attendere, noi dobbiamo applicare sul territorio regionale in maniera uniforme e omogenea questa legge, che prevede appunto la presa in carico e, come ha detto l'assessore e anche il sindaco prima, non semplicemente terapie riabilitative. Quindi questo è il quadro importante. Un altro aspetto, oltre l'organizzazione unitaria, è la multidisciplinarità. L'equipe multidisciplinare è quella di cui si compongono i nuclei di neuropsichiatria infantile, l'equipe multidisciplinare. Sono disegnati all'interno della parte generale, l'articolo 6,4, che dispone che siano composti dal neuropsichiatra infantile, da uno psicologo, un psicoterapeuta, una terapista della psicomotricità e dell'evolutiva, l'assistente sociale, un logoterapista, un infermiere e un educatore professionale. Ho fatto questa menzione per dirvi che nella parte invece che riguarda l'autismo, questa equipe multidisciplinare viene integrata da professionisti di comprovata esperienza e diversi approcci di cui alle linee guida. Quindi vi è una multidisciplinarità ancora più mirata rispetto a chi è affetto da disturbi dello spettro autistico e ai propri familiari e caregiver. Quindi vi sono questi due principi che sono molto importanti, perché servono a un funzionamento corretto della legge e a far funzionare la legge stessa in maniera appropriata, altrimenti i piani terapeutici personalizzati rischiano di essere fallaci. Questo è il problema di fondo, per questo c'è questa definizione.
e tipo multidisciplinare entra in causa in modo rilevante per la definizione appunto del progetto di presa in carica globale individualizzato. La legge poi tratteggia un'altra cosa, io non so, penso che serviranno anche qui parecchie risorse e tempi di attuazione non brevi, nonostante i tempi stretti assegnati, perché praticamente parla di progetto di vita, di continuità assistenziale tra la fase evolutiva dell'età evolutiva e la fase dell'età adulta, quindi anche qui un continuum che deve essere garantito attraverso l'integrazione di tutte le strutture destinate alla presa in carico dei soggetti affetti dal disturbo dello spettro autistico delle famiglie. Ma qual è il ruolo delle famiglie del caregiver? Veniamo a questo punto qui, che è il tema del convegno, perché qui la legge contiene parecchi passaggi di riferimento a questo aspetto. Ci sono i richiami nella parte generale nelle finalità, dove viene riconosciuto il ruolo attivo delle famiglie del caregiver, riportato spesso nel corpo della legge per elaborare, attuare e monitorare i progetti di vita delle persone in età evolutiva con disturbi del neurosviluppo, delle patologie neuropsichiatriche e con disturbi dello spettro autistico. Quindi qui vi è, diciamo, proprio un richiamo espresso nelle finalità, e nelle finalità ancora l'articolo 1,3 alla lettera C prevede la formazione continua, oltre che dei soggetti che fanno parte della rete integrata, anche delle famiglie e del caregiver. Quindi è un'altra cosa molto importante, la formazione non è destinata soltanto a tutti i soggetti interessati di seconda e poi entrano in campo, ma anche le famiglie e, diciamo, le persone, in particolare il caregiver, che quello della famiglia che si occupa specificamente della cura della persona affetta da disturbi dello spettro autistico, come una persona destinataria di formazione continua. Ricordo che le formazioni previste dalla legge sono di due specie: la formazione specialistica destinata alla diagnosi precoce e che riguarda il pediatra di libera scelta, il medico di base, e riguarda anche il personale scolastico. E invece c'è questa parte qui della formazione continua che riguarda tutti i soggetti che intervengono durante il percorso riabilitativo, quindi impatta anche sul modello ABA di intervento, praticamente la formazione continua. Nelle finalità rispetto alla consulta, e questa è una cosa molto importante, un altro organismo previsto dalla legge è la consulta. La consulta è un organismo che è previsto dall'articolo 2 ed entrerà in vigore dopo 90 giorni. Ha compiti importanti, quali la collaborazione nella organizzazione dei servizi affidati alla rete integrata per assicurare assistenza omogenea e copertura di tutti i territori. La collaborazione con la Giunta per la stesura del piano annuale di integrazione sociale, scolastica e lavorativa, la definizione di linee di indirizzo regionale sul disturbo autistico in collaborazione con la Giunta regionale avvalendosi del Comitato Tecnico Scientifico. Ebbene, questi compiti così importanti, due esperti di livello nazionale, il responsabile del centro di riferimento per l'autismo, un neurologo, un psicologo, un psichiatra, un pediatra di libera scelta, un medico di medicina generale dotati di specifica competenza. Essere presenti per le famiglie e per le associazioni all'interno di questo organismo significa sovraintendere e valutare l'andamento di questa legge, per cui quando si dice le famiglie hanno un ruolo anche forte all'interno di questo meccanismo. Rispetto per esempio ai nuclei di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, per esempio, è previsto la formazione continua, come abbiamo detto, compresi familiari e caregiver, rispetto alla rete integrata dei servizi, agli articoli 4,4 e 5, è prevista la partecipazione delle famiglie ai piani terapeutici diagnostici assistenziali. E le associazioni dei familiari e delle organizzazioni sono coinvolte nella programmazione e monitoraggio, e addirittura si dà alle associazioni non profit alle associazioni dei familiari la possibilità di intervenire addirittura nella gestione dei servizi. Questa è un'altra cosa molto importante, quindi le famiglie non hanno soltanto un ruolo consultivo di coinvolgimento, di formazione, ma le associazioni relative entrano proprio nella gestione dei servizi. Questo è un passo, cioè una cosa importantissima da parte di questa legge, per questo sono le linee guida assunte da questa a riferimento da questa legge hanno svolto un ruolo decisivo per mettere in campo una legge di qualità.
L'articolo 11 poi è un articolo di collegamento tra la parte generale e la parte speciale, è dedicato alla famiglia e al caregiver. Prevede un piano annuale di sostegno da parte della Giunta alle famiglie e al caregiver sulla scorta di risorse disponibili, questo è un punto un po', diciamo, delicato, per ridurre l'impoverimento sociale, economico e di disgregazione dei nuclei familiari, perché noi sappiamo benissimo che all'interno di queste famiglie queste problematiche spesso producono fenomeni di impoverimento sociale, di deprivazione, fenomeni di disgregazione sociale. Quindi anche questo è un punto fondamentale, un tassello fondamentale della legge. Nella parte invece dedicata all'autismo c'è un ruolo più incisivo della famiglia. Io ho letto le cose che sono, io vi ho spiegato le cose che sono di carattere generale, che riguardano i principi generali della legge. L'articolo secondo dà ancora più ruolo, addirittura l'articolo 12, che è l'articolo iniziale che introduce la parte sull'autismo, considera i destinatari delle norme, oltre che la persona affetta da disturbi dello spettro autistico, anche i familiari e i caregiver. Quindi diciamo che c'è, non è un coinvolgimento, è qualcosa in più. L'articolo 13,1 lettera C parla di piani terapeutici, diagnostici personalizzati e ricorda che il progetto di vita è riservato anche a famiglie e caregiver, oltre che alle persone affette da disturbo dello spettro autistico. L'articolo 13,2 parla di presa in carico di tutta la famiglia per garantire il suo coinvolgimento durante il percorso programmato. L'articolo 17, lettera C e D, e sono quasi alla conclusione, nel disciplinare la formazione specialistica per la diagnosi precoce per i pediatri, medici di base e referenti scolastici, come detto prima, disciplina anche la formazione continua e un'altra volta mette accanto ai soggetti destinatari della formazione la famiglia e il caregiver. E poi c'è tutta la parte che stabilisce anche un'informazione costante delle famiglie attraverso specifiche intese con l'ufficio scolastico regionale. Qua parliamo praticamente di un altro tema molto importante, il coinvolgimento della scuola, degli insegnanti di sostegno, un tema per particolarmente delicato. L'Italia spende 5 miliardi e mezzo in questa direzione. Non mi pare che i risultati siano straordinari da questo punto di vista, occorre fare qualcosa in più. Quale intese con l'ufficio scolastico regionale possono orientare al meglio la formazione del personale della scuola? E anche qui c'entra direttamente la famiglia, perché il rapporto tra istituzioni scolastiche e famiglie è un rapporto che si svolge nell'ordinarietà. Mi avvio a concludere dicendo che la legge prevede alcune tempistiche, le voglio ricordare tutte quante così siamo più, diciamo, tutti quanti più aggiornati. 90 giorni per istituire la consulta, 31 marzo 2018 per istituire i nuclei di neuropsichiatria infantile dell'adolescenza nelle ASL. Ogni anno la Giunta regionale predispone il piano per l'integrazione sociale, scolastica e lavorativa, ovviamente con l'ausilio del Comitato Tecnico-Scientifico della Consulta. Le ASL, e questo è il punto che riguarda specificamente le persone che mi seguono vicino, entro 60 giorni dall'approvazione predispongono il piano operativo di attuazione per garantire l'assistenza alla persona affetta da disturbo dello spettro autistico secondo i principi di tempestività, integrazione, economicità e appropriatezza. Diciamo che questo piano è un riferimento al piano più generale che troviamo nella parte generale, ma che per l'autismo prevede solo 60 giorni di attuazione. In teoria dovrebbe concludersi entro 2 di ottobre, 2 novembre, 2 dicembre. Mi sembra troppo presto, considerato che poi, diciamo, c'è qualche piccola contraddizione quando si dice che il numero di neuropsichiatria infantile dovrà essere costituito entro il 31 marzo 2018, quindi da questo punto di vista ci sta da fare un po' di allineamento. Io non mi preoccuperei per questo, io mi preoccuperei soprattutto per valorizzare le esperienze molteplici che si sono manifestate sul territorio in questi anni, quando non c'era una legge. Io voglio dire che la legge presenta un'altra peculiarità, presenta la peculiarità che è una legge flessibile che valorizza tutte le esperienze che si sono succedute in campo. La cosa importante è che tutto si possa adeguare ai modelli e alle linee guida previste e richiamate nella legge. La cosa importante è esattamente questo. Poi c'è una clausola valutativa. La clausola valutativa, la regione, la giunta regionale farà una relazione ogni sei mesi dall'entrata in vigore ogni anno, e sarà valutato l'impatto della legge, i punti applicativi, eccetera. Concludo veramente,
che poi sono presenti le associazioni dei familiari, vengono da esperienze diverse, ripeto, la flessibilità consente di poter lavorare tutti quanti per una situazione che omogenizzare unitariamente la legge intende non tutti. Sono convinto che abbiamo fatto un passo in avanti verso la civiltà e con la disponibilità di tutti daremo una mano effettiva a quanti hanno veramente bisogno, perché il bambino non può essere un problema, ma può avere un problema che dobbiamo saper risolvere con sensibilità e civiltà. Grazie. Buonasera a tutti, grazie all'amministrazione comunale che ha voluto organizzare questa giornata, che trovo particolarmente significativa, e un grazie importante al Presidente della Giunta e al Consiglio regionale per questa legge. Perché vi ringrazio? Vi ringrazio per averci dato la possibilità di attivare uno strumento, attraverso uno strumento, mettere in campo una serie di azioni. Tra le prime cose che mi sono capitate da quando io ho la responsabilità di questa azienda è stata quella di incontrare le difficoltà di molte associazioni, di molti genitori, di bambini che hanno questo problema gestionale. E tant'è che ancora prima che la legge fosse emanata, avevamo insieme a questo progetto, che poi dopo spiegheranno i dettagli, quali sono state le razze scientifiche, diciamo, importanti a fare determinate scelte, avevamo pensato che dovevamo immaginare di dare delle risposte. Le risposte a bisogni che sono bisogni che venivano dal dolore e dalla preoccupazione di alcune famiglie di non poter poi avere la possibilità di fare tutto quello che ritenevano giusto e necessario per la salute e per l'integrazione di il vantaggio però che questa legge ci ha dato, per questo poi abbiamo ascoltato con grande attenzione, il vantaggio che questa legge ci ha dato è quello di aver compreso e fatto comprendere attraverso lo strumento legislativo che i disturbi dello spettro autistico non sono un'unica patologia, ma sono tante patologie l'una dentro l'altra che necessitano di approcci multidisciplinari e di approcci differenziati. In fin dei conti, per noi medici questo era chiaro, cioè noi sappiamo perfettamente che una persona si presenta alla nostra attenzione e può avere tanti problemi, e secondo quei problemi tu cerchi di trovare la risposta alle giuste ed equilibrata alle sue condizioni di salute. Questo vale anche per i disturbi della sfera cognitiva. E allora noi abbiamo la possibilità adesso, attraverso un'organizzazione che è in via, ma che è stata già definita per quello che riguarda il generale, di poter immaginare di poter trattare ogni singolo caso, ogni singolo problema, ogni aspetto dei disturbi comportamentali attraverso tecniche e metodiche diverse. La forza di questa legge è di aver compreso che il problema è ampio e che attraverso questa analisi si debbano fare delle risposte che non sono risposte standardizzate. Devono essere standardizzate le procedure di accesso e di diagnostica, ma non possono essere risposte uguali per tutti, perché non tutti i problemi hanno lo stesso livello di gravità e la stessa necessità di risposta. Credo che questo è quello che la norma adesso ci mette in campo, ci consente. Poi noi ci siamo trovati di fronte alle difficoltà di esperire e di trovare personale idoneo. Non nascondiamoci dietro un dito, non tutte le strutture e non tutti i terapisti presenti all'interno delle aziende sanitarie e anche all'interno di una serie di strutture hanno le competenze per poter fare tutto, quindi non tutto è tecnicamente possibile e chi più delle famiglie sa che questo è vero. Questo è vero perché si sono trovati tante volte, perché mandati secondo prassi e regolamento all'interno di un'interfaccia organizzativa che non sempre ha risposto, anzi spesso non ha
ha risposto ai bisogni delle famiglie. E allora abbiamo anche pensato che bisogna essere in grado di accettare questa nostra inadeguatezza, e nel mentre la formiamo questa inadeguatezza, perché abbiamo una necessità assoluta, e questo vorrei approfittare della presenza del commissario presidente qui in campo, noi non possiamo sempre pensare che tutto si debba fare attraverso il rispetto di norme e regolamenti dettati da altri. Non è così, i bisogni delle persone non sono questi. Abbiamo la possibilità di prendere 5-10 terapisti della riabilitazione. Bene, la legge nazionale dice che dobbiamo fare prima la mobilità, e nella mobilità arriva una persona di 60 anni che non ha nessuna competenza con le metodiche attuali, e noi ci troviamo ad aver coperto un ruolo in organico senza poi aver dato la risposta ai bisogni delle persone. E allora dobbiamo uscire presto da questa gestione commissariale. Presidente, dobbiamo fare, e io la ringrazio a nome di tutta la cittadinanza per tutti gli stimoli che ci dà tutti i giorni per cercare di migliorare l'idea, per tentare di uscire fuori, perché questa legge è coraggiosa, perché consente di intervenire anche al di fuori dei canoni generali, ma tutte le pastorie che il sistema commissariale ci mette in carico a volte tutto questo non ce lo consente. E allora abbiamo dovuto immaginare anche un momento intermedio, mentre siamo convinti che attraverso anche l'ausilio dei tecnici regionali e la volontà politica del Presidente De Luca riusciremo a creare le condizioni perché le persone che vengono da noi sono persone che abbiano competenza vera e non competenza solo formale, perché noi non ne possiamo più solo della competenza formale, abbiamo bisogno di dare risposte alle persone e ci vuole la competenza reale per fare determinate cose. E allora abbiamo dovuto immaginare di vedere, di individuare un sistema che potesse ai più bisognosi, ai più complessi, a quelli che attraverso una serie di criteri metodologici molto rigidi avessero bisogno di un intervento immediato, anche di consentire l'intervento per un periodo di tempo limitato, che è un periodo di tempo che deve essere però utilizzato da noi per creare le condizioni per superare questa situazione, e quindi per rispondere direttamente. Io voglio solo concludere dicendo che la parte organizzativa, quella dell'individuazione dei centri di riferimento, così come il capofila, è descritta già negli atti della nostra azienda, e il fatto che tutte le strutture facciano capo al Dipartimento di Salute Mentale non è perché pensiamo che l'autismo e gli studi della sfera cognitiva siano un fenomeno collegato a fenomeni di pazzia nella maniera più assoluta, ma perché quello a livello organizzativo è quello che attraverso altri aspetti della nostra azienda ci consente di avere degli interlocutori più sensibili e più attenti alle problematiche di studio. Vi ringrazio. Quella realtà che un tempo veniva colpevolizzata anche da alcune teorie scientifiche come fattore di rischio per la malattia, per l'autismo, e grazie alla loro lotta, alla loro battaglia, grazie alle conoscenze scientifiche, oggi quella che si vede chiaramente come una patologia del neurosviluppo, che ha un indicatore neurologico chiaro ed evidente, ha bisogno di risposte democratiche, vere e efficaci.
e il sistema salute deve riuscire a dialogare, perché questo fa parte delle linee di indirizzo nazionali, con il sociale, l'istruzione, il lavoro. Una delle indicazioni è chiaramente quella che non c'è possibilità di dare salute se non si individua un piano integrato con queste altre quattro realtà, altre tre realtà istituzionali. Sarò molto breve, ho bisogno di chiarire quattro punti. La legge regionale sull'autismo si inserisce in un momento nazionale di grande interesse. Il Ministero della Salute ha finanziato, e quindi la legge anticipa, ma di gran lunga, alcuni passi che credo che tutto questo iter del Ministero porterà avanti. Prima cosa, in un lavoro di ottobre di Weinberger sul World Psychiatry è sottoscritto un nuovo orizzonte chiaro, conoscitivo, che descrive un continuum nell'ambito delle patologie del neurosviluppo, dalla disabilità via via attraverso l'autismo, la ADHD, schizofrenia. Quindi c'è bisogno di capire qualcosa, e qui do una prima grossa testimonianza, lo sforzo che la Regione sta facendo per dare uno slancio alla ricerca, alle tante professionalità nel mondo della ricerca che sono in questa nostra Regione, è fondamentale per metterle insieme e rinnovare tutto il processo di, istituzionale di assistenza. Vengo da Parigi, dove devo dire continuo alle volte a visitare degli ospedali e dico: ma veramente in questo confronto abbiamo la necessità di alzare la testa, cosa che stiamo facendo nei tavoli nazionali, perché anche a quel livello, un tavolo sulla neuropsichiatria infantile, la cabina di regia sull'autismo, che dovrà governare questo finanziamento di 10 milioni di euro e che dovrà declinare questa cabina di regia 5 step chiari. Innanzitutto si rifaranno le linee guida nazionali con una metodologia molto più articolata e complicata. Sono in via di conclusione le nuove linee di indirizzo alle regioni, e questa legge anticipa sostanzialmente tutti gli elementi che verranno pubblicati. Si fa un programma di ricerca. La Regione Campania, che sede insieme a Emilia Romagna e Piemonte a questo tavolo, ovviamente farà parte di questo percorso di ricerca. C'è un programma di formazione da questo punto di vista, e quindi tutte le indicazioni troveranno nello scenario nazionale una chiarezza. Perché dico, e sarò breve, mi avvio subito alle conclusioni, perché preferisco dare una testimonianza, cioè quindi anche la voce delle associazioni dei familiari, perché è loro merito quello di aver sollecitato le istituzioni europee. Perché mai più devono essere innanzitutto colpevolizzate, e per fortuna crediamo nella verità scientifica, ma più lasciati soli nel momento della diagnosi. Viaggi della speranza in diversi centri privati della regione toscana o di altre regioni. L'importante è avere una grande competenza coordinata e uniforme per una diagnosi certa. Mai più soli in attesa della lista d'attesa e il rispetto dei tetti, anche di qui mando un segnale molto chiaro di partecipazione ai centri di riabilitazione. C'è bisogno di vedere un modello chiaro, diverso, e ciò che va bene per alcuni aspetti riabilitativi non può andare bene nello stesso modo in questo settore. E mai più soli, quando devono scegliere del personale, lo devono individuare per una certa tecnica, perché è necessario che l'istituzione salute, l'azienda sanitaria locale Salerno lo sta facendo un grande sforzo proprio nel rispetto di questa spinta innovativa della Regione Campania. Anche in questo la garanzia della professionalità e della estrema competenza. Noi aspettiamo che la scienza ci dia l'opportunità di validare i criteri per la diagnosi precoce, i fattori di rischio in bambini che hanno questa potenzialità, di sottoscrivere e reggere fortemente in maniera autoreferenziale la prima fase, dove la riabilitazione è l'unica tecnica. Noi speriamo che le conoscenze ci diano anche delle opportunità terapeutiche ulteriori, oltre a quelle cognitive e alle altre tecniche. Però, qui faccio un primo riferimento: per anni l'autoreferenzialità dei professionisti e quella che è ancora più colpevole di tutto, una visione ideologica, ha privato tanti bambini di un certo percorso terapeutico. Perché qualcuno la vedeva in un certo modo, e quello è l'unico modo
doveva essere quello assertivo, per cui molti modelli assistenziali, in questa la regione Campania è competitiva e i professionisti che sono in questa regione in maniera assoluta per garantire, serve in questo fare rete. Qual è la scelta che ha fatto, mi dava appunto indicazione in questo il direttore Antonio Giordano, perché le unità operative di neuropsichiatria e famiglie infantili nel Dipartimento di Salute Mentale o se rimangono ancora in questi nuclei del distretto in maniera un po' più allargata e più capillare, serve una presa in carico. Il problema non è validare la diagnosi fatta in un'altra regione, inviare in un centro e lasciare che le persone da sole si sono organizzate per la diagnosi, altrettanto sole si mettono ad aspettare alcuni aspetti. Noi dobbiamo avere una capacità di presa in carico e di definizione dei percorsi diagnostico-terapeutici, perché tutti i bambini, ogni bambino è diverso dall'altro, ognuno ha bisogno di un piano individualizzato, ma deve essere garantita una rete, appunto, come la rete metropolitana di una città come Parigi, dove tu sai che ci sono infinite stazioni dove ognuno può trovare le sue risposte e soprattutto le sue risposte coordinate. Allora la scelta strategica è garanzia di responsabilità dei percorsi di cura all'interno di unità operative che per la loro complessità garantiscono il continuum e l'intervento precoce fin dai primi segnali. Oltre al fatto, e qui spero che i familiari da questo si sentono garantiti, una valutazione periodica dell'andamento con la capacità di rivedere il percorso e rinnovare alcuni altri modelli, alcuni altri sistemi di intervento, perché non sta a cuore il buon esito, il risultato in termini di recovery e di guarigione di bambini per i quali appunto questo fantasma che si diffondeva nei libri e in tanti centri, l'autismo, questo sconosciuto, possa diventare qualcosa che non faccia paura più a nessuno. Allora qui dico e chiudo veramente, credo che lo sforzo che sta facendo in Regione Campania per mettere insieme i tanti pezzi dalla ricerca al sistema di cura e far dialogare sistemi diversi, come dicevo prima e come scritto nelle linee di indirizzo, salute sociale, formazione e lavoro, sia richiede indispensabilmente, ma io in questo do una testimonianza forte ai familiari che hanno sollecitato ma hanno anche avuto la pazienza di dialogare, collaborare e contribuire insieme a noi al ritrovamento di una formula, di un modello operazionale che non è facile. Quindi anche rispetto alla delibera in chiudo effettivamente che la azienda sanitaria organizzata non ha assunto, dateci il tempo perché stiamo guardando le griglie di tutti quanti i portatori di questo bisogno che sarà soddisfatto e garantito a tutti quanti. Grazie. Quindi adesso alle testimonianze delle associazioni, delle famiglie, quindi invito la signora Claudia Nicchiniero, che è presidente regionale dell'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, un'associazione che è nata nel 1985, Claudia Nicchiniero, che appunto ci dice la sua impressione su questa legge regionale e quali secondo lei le cose che possono andare diversamente quando ci si deve in un certo modo. Prego. Se non la sentiamo, venga, può venire qui da me? No, perché avevo una slide. Avevo una slide, ecco, se si può vedere. Io, l'Associazione Nazionale di Genitori Soggetti Autistici è un'associazione quindi nazionale, io rappresento soltanto quando, diciamo, da un anno la campagna. E sono intervenuta quando già la legge era giunta. Alzi un po' la voce perché non la sentiamo. Quando la legge era già a buon punto e volevo testimoniare il fatto che è un'ottima legge a livello nazionale, perché noi tutte le regioni in coordinamento ci confrontiamo e in questo momento, devo dire la verità, per una volta non mi sento meridionale rispetto a qualcun altro. Io ho trovato tutti gli interventi, hanno detto tutte le cose che, su cui noi abbiamo lottato, ci sono risposte, ci sono indicazioni per me importanti.
soprattutto anche sono confortata dal fatto che la Regione Campania sieda a questo tavolo e a questa cabina di regia del concorrimento, perché per noi a livello nazionale è molto importante che questo indirizzo venga mantenuto nei prossimi anni, soprattutto sulla preclusione ideologica che per prima la Campania ha, diciamo, in modo ufficiale rotto attraverso la legge di stabilità del 2016, chiedendo specificatamente che l'intervento di tipo applied behavior analysis venisse fatto prescritto dalla neuropsichiatria infantile. Però io ho delle, diciamo, indicazioni ora da dare sul, non sul dopo di noi, ma sul dopo la legge. Non si vede tanto bene rispetto, diciamo, a voi, però vi volevo dire questo. Quello che è molto importante è che la giunta e quindi gli uffici della sanità, in questo senso Enzo De Luca è il commissario della sanità, deve fare in modo che al di là di queste date le ASL veramente attivino i servizi di neuropsichiatria infantile, cioè che trovino le risorse, trovino il modo, diciamo, di recuperare e di dare risorse ai neuropsichiatri che si lamentano che non hanno neanche un infermiere, un logopedista, un terapista, insomma, quindi, e dicono sempre che non hanno soldi. Io adesso non so quali sono i soldi per fare questo, ma si devono trovare. Innanzitutto poi c'è un problema normativo, forse la Campania su questo deve riuscire a normare, cioè le figure delle nuove terapie che sono elencate nelle linee guida 21 non sono figure prescrivibili, caro commissario, cioè ci dicono sempre che il neuropsichiatra con la penna non può scrivere terapia ABBA, perché secondo la normativa regionale possono solo prescrivere psicomotricità, logopedia e supporto psicologico. Quindi credo che ci voglia una riga, diciamo, di decreto che dica che il neuropsichiatra può prescrivere questa terapia. L'ultima cosa che io chiedo è che ho studiato un po' le carte sul budget della riabilitazione. Io la mia estrazione è, diciamo, quella lì, sono un contabile, e mi sembra strano che io non ho un dettaglio dei 400 milioni annui stanziati sulla riabilitazione, cioè viene detto che almeno il 40% deve essere sui disabili, l'altro 60% sugli anziani. È chiaro che con queste poche indicazioni chi prescrive riabilitazione, cioè l'anziano dopo ictus, il bambino disabile, il bambino che invece ha un problema di dislessia o di discapolarità, praticamente sono messi nello stesso calderone. Dico io vado al pronto soccorso, c'ho il codice bianco, c'ho il codice verde e il codice rosso. Com'è possibile che chi accede alla riabilitazione non abbia un livello, diciamo, di gravità? A questo punto i 400 milioni devono essere in qualche modo messi in priorità. Cioè, il bambino che si dà con la testa in fronte al muro, per essere chiara, deve venire prima in lista d'attesa rispetto al bambino che fa due di logopedia o perché non riuscirà ad entrare ad Harvard perché ha un problema di dislessia. E a questo punto io penso che in tema di rientro mi sembra chiaro che, siccome l'autismo è un LEA, la prescrizione sanitaria ex articolo 26 sul disturbo dell'apprendimento, che non ha problemi comportamentali, non è articolo, cioè non è la legge 104 articolo 3,3, cioè non ha gravità, profili di gravità, si potrebbe almeno risparmiare sulla riabilitazione sanitaria per questi profili, che sono prettamente profili che potrebbero rientrare attraverso ad esempio programmi intensivi con gli uffici scolastici regionali attraverso la scuola, finanziando quei fondi sociali, per esempio un dopo scuola. Cioè è chiaro che il dopo scuola fatto da un bambino dislessico è più facile ed è meno sanitario di un bambino che ha gravi problemi comportamentali. Queste sono, diciamo, le indicazioni che noi diamo come associazione subito dopo un'ottima legge, questo lo volevo chiedere. Grazie. Presidente dell'associazione Campana Out 2016, che in qualche modo non è d'accordo almeno su alcuni dei punti trattati da Nicinello. Ci arriva dopo, ok.
grazie al tavolo istituzionale, in particolar modo all'onorevole Piccarone e tutti i presenti, alla famiglia, in particolar modo al presidente Di Luca, che si è già interessato in altri esempi di Luca Serra, come progettuale, poi dopo si cadono rimetto a questo rispetto all'autismo. E grazie a tutte le famiglie che sono presenti qua e ad altre associazioni, che sono numerose e ci stanno anche molti operatori. La nuova legge ha dotato la Regione Campania di uno strumento che consente di migliorare esperienze già in atto a macchia di leopardo su tutto il territorio campano. Di verificare le buone prassi poste in essere e di eliminare le criticità che si sono presentate negli ultimi anni. Dall'enunciazione di alcuni articoli possiamo capire la reale efficacia della legge e alcune criticità che avrebbero visto. Purtroppo devo leggere perché sennò tutti gli articoli che vai sul accettato non me ne ricordo. Ad integrazione di quello che ha detto già prima l'onorevole Figaroli, l'articolo 1,3 lettera A legittima i vari interventi previsti dalle linee guida nazionali, da cui l'APA, progetto in atto a Caserta e regolamentato dall'ASL. Al comma 3 lettera B mette in sinergia e promuove la collaborazione tra scuola, casa, servizi sanitari e sociali. In effetti tali servizi sono riconducibili a quello che è il PDR che c'è della Regione Campania da circa 10 anni ed è stato usato dall'ASL adesso. Caserta di Avezza e poi dopo implementato su tutta Caserta, Napoli 2-9 che stanno, ecco, come la mente del 4 che dice, piano piano si stanno tutti estensionando il territorio campano. In effetti, io dico sempre come investire perché c'è addosso il salto, perché riesce a colmare, anche se ci stanno molte criticità, a colmare le varie lacune che noi abbiamo. Poi c'è l'articolo 4,2, lettera T, precisa che la rete di servizi è formata dal pubblico e dal privato accreditato. Regolamentata dal genere normativa regionale, che sono l'ex articolo 26, come diceva prima, Claudia, la legge 11 Regioni Campania, il re e il progetto che sta facendo Caserta. Qua è un dato di senso con lei. Cioè, non è vero che in Regione Campania non si possa partecipare a progetti APA, visto che sono già due anni che il progetto APA è neurologizzato a Caserta, lo prescrive e viene estrinsecato, è passato quasi a circa 160-170. L'articolo 6, poi l'altra cosa importante che noi troviamo nei vari articoli, è stata sempre tirata in ballo la famiglia e poi dopo, magari parliamo dopo, vediamo varie volte negli articoli perché la famiglia, questa legge specifica che ha partecipato alla stesura della stessa, alle tante audizioni che si sono tenute, ed è la prima volta che è stata ascoltata, ovviamente non a pieno, ma comunque hanno dato la possibilità ai familiari di portare il reale bisogno di quello che era l'esigenza specifica di chi ha a casa una persona affetta da questo disturbo. L'articolo 6,1, ha detto prima pure il dottor Piccarone, entro il 30 marzo 2018 le varie ASL dovranno assicurare la presa in carico. Le ASL saranno preparate in grado di soddisfare questi bisogni di questa data. Speriamo di sì, però vogliamo dire, infatti già lei ha detto che state attrezzando per fare modo che si anticipi la data per il suo progetto, dato che tutti quanti dopo abbiamo la possibilità di poter vedere realmente la legge che si dà sul servizio. L'articolo 10,2, istituzione di una banca dati volta al monitoraggio dell'autismo in Campania. Questo l'abbiamo detto più volte, io e tutti gli altri, non misure. Cioè in Campania basta monitorare effettivamente qual è il numero reale di soggetti affetti da questo disturbo e automaticamente nel momento in cui si ha il numero si è pure in grado di vedere qual è il fabbisogno economico soddisfare il servizio. E questo penso che nell'era tecnologica di oggi non è difficile, basta finire ai database sia del NIMS sia delle ASL e si riesce ad avere un numero che prossimo quasi a quello reale. Un breve commento finale. Bisogna dare atto che questa non è proprio la legge che volevano le famiglie, ma la Regione Campania si è dotata di una legge che non è male, anzi dà la possibilità alle famiglie di scegliere la metodica e la compagine con la legge di servizio. Finalmente si potrà avere un'uniformità di educazione e libertà di scelta, perché bisogna uniformare su tutto il territorio campano il servizio e il genitore deve poter scegliere la tipologia di servizio che serve al figlio. Ovvio, a Caserta ci sta il centro di abitazione, la cooperativa, l'acqua, ma in altri posti che non è in Caserta non ci sta niente, il genitore deve avere la stessa possibilità, perciò l'uniformità, signor Presidente, deve essere, diciamo, la priorità che noi dobbiamo dare a tutte le famiglie senza fare discriminazione per nessun posto, per nessun luogo. Posso dire per esperienza diretta che le ASL entro 180 giorni stanno pagando.
magnanimi del plurale di sono portano un ritardo di 2-3 anni, e questa è una delle cose nevralgiche che tutti io vedo. Se io devo dare un servizio di un certo valore e poi il comune non paga, io non posso pretendere di avere un operatore di alto livello e poi non pagare lo stipendio. Quindi se si riuscisse a risolvere questo tipo di criticità, fare rientrare tutto nell'ambito dell'ASL, quindi sanitario, comunque un intervento socio-sanitario a prevalenza sanitaria, si riuscirebbe sicuramente a ridare una criticità per la salute dell'intero periodo. Il problema non è l'ASL, perché il Remo, della Caserta, Stoccolis, Benevento o Modello Salerno, ma l'attuazione della legge e la sostenibilità del fabbisogno reale. La mia perplessità nasce dall'esperienza effettuata sul campo a Caserta. Con quale modalità la regione intende fare fronte al fabbisogno economico, che l'impegno di spesa sarà abbastanza consistente? Forse non ci vorranno 250 milioni di euro, come qualcuno ha scritto, molto di meno, però comunque sarà una somma elevata e sicuramente in questo momento la regione di Campania, per il fatto che noi sappiamo, per il fatto di stabilità, non può intervenire. Quindi però rientrando l'idea bisogna fare un po' le magie di far spostare i capitolari spese, questo lo sono i tecnici, bravo, poterlo fare. Chiedo se è possibile un incontro alla regione con tutti i dirigenti ASL della Campania, in modo tecnico, ci vuole l'uniformità deve essere anche volte che quando un cittadino va verso il distretto ASL e chiede una determinata cosa, a Piemino rispondono in un modo, a Caserta in un altro, sarebbe opportuno che tutti i dirigenti ASL si concentrassero tra di loro e dopo noi associazioni e compagini, e lo riportiamo qua alle nostre famiglie, abbiamo un'uniformità di richieste e un'uniformità di servizi che danno sul territorio che sia conforme a tutti quanti. Lo sparato? Benissimo. Ok, vi ringrazio tutti quanti. Grazie a lei, Antonio. Do la parola adesso invece a Vittorio Matteo, il presidente dell'Associazione di Sapere del Perduto. Lei viene qui o resta lì? Io rappresento l'associazione autismo di Sapere del Perduto, che in realtà rappresentiamo un movimento di genitori che vanno da Sapi a Scafani e che non sono stati fermi. Si sono mossi, si sono attivati e si sono riuniti più volte e più volte hanno richiesto a lei delle situazioni, delle situazioni. Sul nostro cammino si sono interfacciati degli eroi, perché purtroppo il nostro cammino è fatto da soli, da genitori. Quindi abbiamo dovuto incrociarci in primis col problema principale, la diagnosi. Io purtroppo ho preparato delle slide, ma anche dove stai tutti in fila contro la slide, ma a me non faccio così raccontare. Il primo problema che abbiamo, un problema assoluto, appena succede a ognuno di noi, è la diagnosi. E un neuropsichiatra ci dice, vostro figlio è affetto da disturbo dello spettro autistico. E là ci sono le prime reazioni. Che faccio? Che significa? Dove vado? Come mi muovo? E questo è quello che ha attanagliato la maggior parte di voi, il deserto. C'era niente, c'era il deserto. Quindi per cui questa legge, l'amico già, sono grato per lei, per il Consiglio regionale, per aver attuato, cioè promosso questa legge. Questa legge rispecchia moltissime delle nostre esigenze. Però dobbiamo andare sempre avanti e guardare che in questo deserto, questo grosso deserto che ha tagliato il nostro percorso, dopo la diagnosi, abbiamo trovato delle piccole oasi che non sono ancora in essere, oasi riguardanti il piano globale, la metodologia, la sinergia, il cavallo di battaglia, la sinergia scuola-ASL-comune. Sono mortificato, ma questa sinergia non è mai stata presente negli anni. Mia figlia ha 11 anni, voi, dall'età di 2 anni, non ci siete stati, ma non per me, per tantissimi. Forse per poco, per molto poco, però non ci siete stati. Oggi sembra soffiare un vento nuovo. Chiedo scusa, sono più emozionato di quando dovessi. Volevo rappresentare graficamente, voi non lo riuscite a vedere, sono mortificato, ho chiesto di girato, ma non è possibile. C'è un bambino in mezzo, in una ampolla, e ci sono delle frecce che vanno a contrario. Non vanno verso il bambino, vanno a contrario. L'altro camminava, infatti, grazie direttore per questa mia. L'INPS, altro problema fondamentale, non riconosce nulla di uguale.
sembra un ente a sé stante. La scuola, ancora oggi è quotidiana, sembra impazzita, sembra anacronisticamente essere lontano, no? Essere lontano dalla realtà. Il comune si è prodigato molto con l'assessore alla pubblica istruzione e l'assessore alla pubblica istruzione, si è prodigato, però chiaramente si è prodigato da solo, non ha camminato in sinergia con la scuola e con il comune, e questo purtroppo è un problema. I centri abilitati era l'unica, la legge 8368, questo articolo 26, la panacea di tutti i mali. Non è vero, che anche il direttore generale in molti casi ha generato degli scompensi. Piani di zona. L'autismo vuole continuità, vuole una figura di riferimento, vuole figure specialistiche qualificate, e purtroppo il piano di zona, se non si interfaccia con un progetto globale, non funzionerà mai. Questa per rappresentare la nostra storia, ci siamo mossi, però vabbè, lasciamo. Abbiamo creato addirittura, governatore, questo glielo devo raccontare, perché chiedo scusa che ho utilizzato questo tono amicale, e chiedo bene. Ma abbiamo creato noi, genitori, da nulla, con i nostri soldi, con le nostre situazioni, un accordo di rete di scuole, abbiamo formato i docenti, abbiamo fatto fare insieme un corso ai docenti e ai tecnici del comportamento, quindi agli assistenti alla mia comunità. Abbiamo mosso le acque, abbiamo avuto un eroe, un preside. Devo dire il nome di questo paese, Vincenzo Giannone, è colui che ha dato il coperto, che ci ha dato il danno. Un movimento che si è mosso da Scafati, in Veneto, a Sapri. A Sapri non c'era nulla, ancora oggi non c'è nulla. I rappresentanti di Sapri stanno soffrendo, scusate, non c'è nulla. E purtroppo non hanno interlocutore. Oggi questa legge ci può aiutare a cambiare le cose. Siamo diventati promotori di un successo, suggeritori di iniziative. Esempio, abbiamo inventato da soli, senza istituzioni. Signor Matteo, cerchi di essere più sintetico. Vabbè, ok. Sono praticato, infatti l'occasione fa lavorare. Però voglio salutarla in questo modo, oltre al percorso fatto. Lei è stato il responsabile positivo del cambiamento di questa città. Oggi, questo lo devo dire, perché sono qui, abbiamo creato un progetto tipico, la mia città cambia anche per me. C'è via dei principali, all'incontrario di Cancanera, un traffico bestiale, situazioni. I bambini autistici hanno bisogno di linearità, ci dovete aiutare ad inserirci nelle teste. Noi andremo via, loro restano. Aiutaci a crearci un disegno comune. Con un autoaiuto, ho cacciato.
ragioni profonde e belle. Io non lo posso unire a ragazzi disabili, perché gli darei una mortificazione e un sentito d'aria, però un minimo di aiuto per intrattenere, perché io adesso sono in pensione, non ho più troppo da fare, è pesante non avere più capitale e avere una mortificazione. Stiamo parlando di un problema che riguarda tra il 10 e il 20% della popolazione infantile e adolescenziale, quindi stiamo parlando di una questione di rilievo sociale enorme. E stiamo parlando di una situazione nella quale la condizione dei familiari era esattamente quella che veniva descritto un attimo fa, il deserto totale, la totale solitudine. Con problemi che si riflettevano anche sulle famiglie, perché quando non c'è un'indicazione univoca dal punto di vista terapeutico e diagnostico. Ma ricordo che c'erano scontri anche fra le famiglie, avevamo nella zona orientale, quartiere Italia, un centro di accoglienza, dove ci sono stati scontri, una rottura nell'ambito dell'associazione familiare sulla scelta da fare, situazioni davvero drammatiche, che risalivano a una condizione di totale isolamento e di totale estraneità delle istituzioni sanitarie e sociali ai problemi dell'autismo. Allora, anche in questo campo noi dobbiamo recuperare in pochi mesi ritardi di decenni. Non c'è un punto che riguardi le politiche della Regione Campania che sia in ordine. Io vorrei domandare a tutti quanti voi, datemi l'esempio di una situazione, una, in tutti i campi. Sanità, politiche sociali, trasporti, fondi europei, politiche culturali, società partecipate. Un esempio di situazione ordinata. Non lo trovo. Abbiamo decenni di ritardi che si sono accumulati, e in modo particolare ovviamente sulla sanità. Non a caso siamo commissariati, siamo ancora commissariati perché alla fine degli anni 90 la Campania aveva accumulato 6 miliardi e mezzo di euro di debiti, 6 miliardi e mezzo, seconda regione d'Italia dopo il Lazio. È chiaro che ci hanno commissariato. Ci hanno commissariato perché il problema non era lei, non era suo figlio, non era la sua famiglia. Il problema era vedere e piazzare quanti più primari
destinati a curare noi cittadini, ma a fare i raccoglitori di voti e di preferenze. Questo era tutto. La sanità è stato il principale serbatoio di voti e di clientele politiche della Regione Campania, non il principale servizio di civiltà per i nostri concittadini. Allora noi siamo chiamati a recuperare decenni di ritardi e anche dal punto di vista finanziario, è inutile negarlo, noi avremo le difficoltà. Ma abbiamo fatto una scelta, abbiamo deciso che debbano esserci alcune priorità rispetto alle quali non si nega: le disabilità, i servizi sociali, il diritto allo studio non saranno toccati ma saranno implementati, taglieremo dappertutto meno che questi settori. Dobbiamo dare un esempio simbolico: la prima legge che abbiamo approvato è stata nel 2015, era la legge di reintegrazione del fondo per la disabilità per 16 milioni di euro, non per 100.000 euro, 16 milioni di euro, perché era stato prosciugato. Poi abbiamo verificato sul campo che, siccome i piani sociali di zona non funzionavano e c'era un capitolo di carattere generale, queste risorse inviate sui territori non avevano la destinazione che noi immaginavamo. Per cui quei fondi, non essendo mirati per le disabilità, venivano dispersi in tante cose, per un lavoro di Dio, meritorie. Però non puoi destinare 16 milioni di euro per le disabilità e poi utilizzare per le ragazze madri, per le povertà estreme. Abbiamo cercato di correggere anche questo. Ma anche lì siamo partiti da una situazione drammatica, perché per i piani sociali di zona la Regione non trasferiva risorse dal 2012. Abbiamo dovuto pagare in questo anno e mezzo 80 milioni di euro di arretrato, 80 milioni di euro, in una situazione nella quale nel bilancio consuntivo del 2013 la Corte dei Conti ci ha addebitato un buco di bilancio di 1 miliardo e 300 milioni di euro e un altro buco di bilancio consuntivo del 2014 500 milioni. Siamo costretti a muoverci in questo contesto. Non mi piace guardare al passato, ma credo che sia un atto di onestà intellettuale dirvi: cari amici, siamo partiti da molto sotto, da sotto zero. Ma siccome abbiamo deciso di vincere la sfida delle politiche sociali e dell'organizzazione sanitaria, noi abbiamo l'obiettivo di recuperare in pochi mesi quello che altre regioni hanno fatto in 20 anni, 30 anni. Questa è la sfida, ma su tutti i campi. Avete detto alla fine dobbiamo creare, come dire, una rete informatica per avere almeno il quadro delle situazioni. Bene, la rete informatica, nella sanità campana. Qui non dialoga neanche AS con AS. Stiamo buttando il sangue per creare una rete, una piattaforma informatica unica per tutta la sanità campana, Sania. Ma siccome ogni ASL aveva fatto la gara con una società di consulenza che poi ha finito per ricattare la struttura pubblica con le manutenzioni, con i servizi che mancavano, solo per riversare i dati che hanno le società private, dobbiamo buttare il sangue per mesi, oltre alle penali, oltre alle rotture contrattuali, l'ira di Dio, per avere una piattaforma informatica unica, l'APC. Allora, noi andremo avanti su questa scelta per un motivo molto semplice, perché la qualità delle politiche sociali, la qualità dell'assistenza ai ceti più deboli, alle famiglie che hanno problemi, è uno degli elementi distintivi dell'attuale Regione Campania. E non rinunceremo a questo carattere distintivo. Rinunceremo a qualche porcheria clientelare, ma daremo una mano alla povera gente. Cercando ovviamente di fare il meglio possibile, tenendo conto di questi ritardi. Allora, io sono molto contento per il fatto che, per una volta, con grande onestà intellettuale, vi ringrazio, anche quando avete fatto qualche sottolineatura a qualche punto che va migliorato, c'è stato un riconoscimento unanime che abbiamo fatto un grande passo in avanti, discutendo con voi però. Un grande passo in avanti. Poi abbiamo delle criticità con le quali dobbiamo fare i conti.
Prima cosa il personale. Venendo da decenni di totale indifferenza a questi problemi, non è facile oggi partire da una delle cose essenziali. Quando una famiglia ha un problema, ecco, l'obiettivo è quello di dare un punto di certezza, e il punto di certezza non può che essere la struttura pubblica. Perché nel campo privato potete trovare di tutto, potete trovare personale estremamente qualificato, ma potete trovare gli avventurieri, gli speculatori. E quindi per un padre di famiglia o una madre avere un elemento di certezza è essenziale, come orientarsi. Arriva qualcuno che dice guarda il tuo bambino o la tua bambina ha un problema, da quel momento in poi che fai, con chi parli? Allora l'obiettivo che abbiamo è di avere una struttura pubblica di grande qualità professionale, che sia in grado di accompagnare da subito le famiglie quando hanno un problema. Questo significa dotare le ASL di personale qualificato nei diversi campi. Voglio chiarire un'altra cosa: noi per ragioni organizzative inquadreremo questi servizi nelle direzioni, come dire, di neuropsichiatria infantile e quant'altro, ma sapendo bene che, come ha chiarito il direttore Giordano, è solo in parte un problema psichiatrico, stiamo parlando di un'altra cosa. Lo faremo anche per le tossicodipendenze, ma non perché ci siano problemi psichiatrici, perché nell'organizzazione dell'ASL devi inquadrare in un settore i vari problemi, ma siamo di fronte qui alla tipica situazione che richiede una multidisciplinarità e che richiede il coinvolgimento delle famiglie, della sanità pubblica, della scuola, degli assistenti sociali, degli animatori, e sapendo che c'è una difficoltà in più, perché con un bambino autistico il rapporto di fiducia che si crea con chi viene a farti la terapia, chi viene a darti le due ore ogni giorno con il bambino, diventa un rapporto a volte essenziale. Ne abbiamo discusso in qualche caso con le famiglie, perché non è facile. Cioè tu puoi dire rivolgiti alla struttura pubblica, è come con il chirurgo di fiducia, alla fine l'elemento di fiducia personale pesa, non c'è niente da fare. Allora, noi stiamo lavorando e avranno l'incarico le nostre ASL di dotarsi di personale qualificato. Lo faremo con procedure più corsuali, cercheremo di organizzarci al meglio, cercheremo di coinvolgere per quanto più possibile il mondo della scuola, cercheremo di integrare questi servizi con un'attività presente nelle famiglie. Non possiamo separare il bambino dal resto della vita sociale, non cureremo assolutamente niente. Quindi questo è il primo punto su cui noi lavoreremo, avere una struttura pubblica che sia un elemento di certezza con personale di straordinaria qualità professionale. Abbiamo risolto un orientamento che fino a qualche anno fa era oggetto di discussioni, metodo ABA dal punto di vista scientifico, le evidenze medico-terapeutiche ci dicono che il metodo funziona di più, almeno da questo punto di vista non registriamo conflitti. Non è una piccola cosa, perché 10 anni fa vi erano polemiche feroci su un metodo da seguire, almeno in questo campo mi pare che l'orientamento ampiamente maggioritario, a Caserta è stata fatta un'esperienza davvero di avanguardia, vada in questa direzione. Meno male, sarebbe stata una tragedia se anche sulla cura dei disturbi dello spettro autistico avessimo fatto le stesse idiozie che facciamo per le vaccinazioni. L'Italia, l'Italia, ci facciamo mancare niente, non manca mai qualche imbecille che ci viene a ostacolare i programmi di vaccinazione. E come dico io, continuando di questo passo, noi fra qualche anno ritroveremo quelle malattie che per la mia generazione erano il terrore vero delle famiglie, a cominciare dalla poliomielite. Scherzando, scherzando, avremo di nuovo bambini o la poliomielite per non fare la vaccinazione e per fare i radical chic. Allora, almeno dal punto di vista della vita, non ho trovato non so che. Lì è Novax e va bene, no TAM, Novax, no PIP, qui non abbiamo nessun no, abbiamo gente che ci chiede di essere accompagnata nel lavoro di cura dei bambini. Personale, problemi finanziari li avremo ovviamente.
Allora, stiamo lavorando per avere tempi di pagamento degni di un paese civile. Tra l'altro, i tempi di pagamento fanno parte anche della griglia LEA, noi dobbiamo rispondere a pagamenti entro di 2 mesi. Il mio obiettivo è pagare a 20 giorni. Non fare così, perché se cominci a fare così mi devo suicidare. Perché questo è un altro dei lasciti che abbiamo ricevuto al passato. Secondo voi perché non paghiamo in tempo utile? Qual è il problema? Arriva una partita di medicinali in una ASL, in un distretto, devi fatturare, devi certificare che è arrivato il materiale. Per quale motivo la sera, dopo un'ora che è arrivato il materiale, non trasmetti per via informatica il fatto che hai pagato quella fattura? Noi siamo d'accordo per pagare cose di 2 anni fa, 3 anni fa. Siamo obbligati come Regione Campania ad accantonare un fondo rischi di 1.200.000.000 di euro, vi ripeto la cifra, 1.200.000.000 di euro, perché avendo accumulato negli anni un contenzioso che è il più grande d'Italia, solo come Regione Campania, abbiamo più contenzioso di tutta Italia, il Ministero dell'Economia ci obbliga per motivi prudenziali, decreti aggiuntivi, contenziosi sospesi, ad accantonare 1.200.000.000, cioè noi sottraiamo al servizio ai cittadini ogni anno su 10.254.000.000 di euro che riceviamo dal Fondo Nazionale, 1.200.000.000 che dovrebbero essere destinati alle famiglie, ai bambini. Allora stiamo risanando i conti, abbiamo approvato i conti consuntivi delle ASL del 2012, 2013, 2014, 2015, 4 anni di bilanci non approvati. Stiamo cercando di presentarci al Ministero dell'Economia avendo ripulito il debito passato, avendo informatizzato i servizi, avendo eliminato il cartaceo, avendo tempi di pagamento straordinari, avendo dunque le carte in regola per chiedere al Ministero dell'Economia di ridurre il fondo rischi perlomeno da 1.200.000.000 di euro a 200.000.000 di euro, 300.000.000, per avere a disposizione un altro 1.000.000.000 di euro da riversare sui servizi alla persona. Questi problemi con i quali siamo costretti a fare conti. Al di là di questo, io sono convinto che informatizzando tutte le procedure noi abbiamo la possibilità di pagare a 20 giorni. Soresa già oggi, con il corrente, paga a 20 giorni. Ora è chiaro che se in un distretto, quando arriva una partita di medicinali, la registrazione la si fa dopo 7 mesi, non si capisce perché. C'è gente che non è più abituata a lavorare. Alla domanda, perché non lo registri oggi, fra un'ora? Vediamo se il medicinale è appropriato, se è scaduto, e che ci vuole per verificare se è scaduto o appropriato. C'è il farmacista del distretto, vedi il materiale, apri la confezione, se è appropriato registri e trasmetti. La verità è che si è persa l'abitudine a lavorare, non so se è chiaro. Arrivano le schede per la dimissione ospedaliera, le sto, voi pensate che ci sia l'abitudine a compilare queste schede in maniera corretta? Per cui dobbiamo rivedere le stop per 7 mesi, 8 mesi dopo. Ovviamente tutto questo ci mette in una condizione infame nei confronti del Ministero dell'Economia. Non riusciamo a trasmettere neanche i dati. Allora, siccome anche i tempi di pagamento fanno parte della griglia LEA, rispetto alla quale dobbiamo recuperare, stiamo recuperando, io credo che dobbiamo puntare a questo obiettivo, informatizzare tutti i servizi. Badate, in qualche caso non c'è neanche il problema di cassa, i soldi ci sono. C'è un problema di groviglio amministrativo, di impossibilità di certificazione, neanche un problema di cassa, nonostante i tagli che noi abbiamo. Allora, l'obiettivo che abbiamo è anche questo, avere dei rapporti estremamente corretti, fluidi, per il pagamento del personale, per garantire ovviamente una qualità del servizio di livello superiore. Ovviamente voi capite che noi partiamo oggi da zero, probabilmente le linee sono più avanti nella integrazione con il mondo della scuola, nel rapporto con le famiglie, nella possibilità di mandare a casa anche quando c'è una necessità specifica per un bambino o una bambina, anche personale qualificato.
Beh, qui dobbiamo avere un attimo di pazienza, stiamo correndo. Io sono convinto che nell'arco di 5-6 mesi noi metteremo a norma tutto quello che dobbiamo mettere a norma. Per quanto riguarda la conciliazione, ovviamente io mi auguro di non dover conciliare niente, paghiamo e basta. So che c'è qualche problema, abbiamo discusso con le famiglie ci chiedevano questo: perché non mi metti in condizione di scegliere io il mio terapista e tu mi paghi il servizio? L'ASL deve pagare comunque il servizio, ma c'è un problema di ordine e di garanzia sulle professionalità, perché il tuo terapista può essere tanto un professionista di grande qualità quanto un ciarlatano. Le stavo spiegando con quali problemi abbiamo a che fare. Non dovrebbe capitare una cosa del genere. Ma sa quante cose dovrebbero capitare? Non lo so, i bambini, i ragazzi. Quando diciamo ai nostri dirigenti perché non pagate, la risposta che ci dicono è perché abbiamo un arretrato di 2 anni e se non risolviamo prima l'arretrato di 2 anni non possiamo metterci in ordine per il corrente. Abbiamo dato un'altra indicazione: mettetevi in ordine con i pagamenti correnti, poi fate dei progetti obiettivo, impegnate 10 persone per ASLO per evadere tutti i debiti del passato, così si lavora. Allora piano piano arriveremo anche a risolvere quel suo problema, ma le posso garantire che è un inferno, perché mancano le condizioni davvero elementari di efficienza dell'amministrazione del nostro sistema. Ma piano piano ci stiamo arrivando, magari tagliando qualche testa, ma ci arriviamo. Non ho dubbi su questo. Allora, il lavoro è pienamente in corso. Per il personale, per il rapporto con le famiglie, per quanto riguarda i contenziosi, non abbiate problemi, avremo il massimo di disponibilità, gli avremo anche la massima rapidità. Arriveremo, stavo dicendo, a 20 giorni a pagarlo, faremo anche con voi, ovviamente a maggior ragione trattandosi di bambini. Per il resto ovviamente manteniamo il contatto fra di noi. I tempi che abbiamo fissato sono tempi abbastanza stretti, le ASL saranno anche in difficoltà, quindi bisogna tenere il fiato sul collo, però sinceramente questo è uno degli obiettivi di civiltà che ci siamo dati alla Regione Campania. Veramente una di quelle cose di cui essere profondamente orgogliosi. Una delle cose per le quali davvero possiamo andare a testa alta in tutta Italia. Davvero a testa alta, perché vedrete 2-3 mesi e avremo recuperato quello che altre regioni hanno fatto in decenni, non in anni, in decenni. Manteniamo questo rapporto di grande cordialità, di grande rispetto reciproco, di aiuto a migliorare con l'esperienza sul campo che fanno i genitori, ma vedrete che alla fine saremo in condizione di offrirvi davvero un grande servizio nell'interesse, ovviamente più che vostro, dei vostri bambini. Grazie a tutti.